Questa è la più grande cazzata che ho visto nella mia vita. Cioè, tu benvenuto questo da allora, perché in questo inizio di campionato ci sono molti cambi di panchina, nuovi, molti allenatori che si siedono in panchina di Serie A anche in Serie B, e poi altri che se ne vanno. È stato esonerato Danna del Chievo, giustamente, ed è stato preso Ventura. Ci ho fatto un video e ho detto che hanno fatto bene. Però, ecco qui, il colpo del genio. Enrico Preziosi esonera Pallardini. Cioè, io non riesco a capire come gli viene in mente. È come con questo momento Sassuolo esonera De Zerbi. Cioè, se un allenatore sta facendo benissimo, poi con una rispettiva squadra, perché per esempio allora pure il Napoli doveva come esonerare Ancelotti, la Roma doveva esonerare Di Francesco, il Milan Gattuso. Poi, cioè, parliamo del Genoa e Ballardini nel Genoa, è vero, grazie alle sue vittorie i maggiori responsabili, diciamo, quelli che hanno fatto vincere il Genoa di più sono gli acquisti, quindi grazie alla società, ovvero Piontek, Criscito e Kwame. Ma Piontek, cioè Ballardini ha fatto crescere un uomo che ha dato fiducia, ha giocato tutte 9 partite, ha fatto 9 gol in 9 partite, no, in 8 partite. Cioè, raga, ma stiamo scherzando? E Piontek ora vale verso i 40-45 milioni, perché è stata un'offerta del Napoli, poi ce lo farò un video. Quindi Ballardini, sì, anche grazie alla società che ci ha voluto credere, anche al giocatore ovviamente che ci ha delle certe qualità, e anche all'allenatore che non ha fatto come ha fatto per esempio Sarri con un as nel Napoli, e lo sta facendo Ancelotti ora. Quello che vorrei capire, il motivo dell'esonero di Ballardini, che stava facendo bene nel Genoa 12 punti, poi con una partita in meno contro il Milan. È facile dire, il Genoa vincerà, è contro il Milan il recupero che non si è giocato nella prima giornata. Ma qualora vincessimo, un'ipotetica vittoria clamorosa porterebbe il Genoa a 15 punti, e quindi andando sulla vetta della classifica, i punti come il Sassuolo, vabbè, come l'Inter, come il Milan, appunto, come il Napoli, la Roma. Ma veramente, tu sei nella Ballardini nel Genoa, stavo facendo benissimo. Io spero che sono per fatti extra calcistici, perché veramente non c'è un problema, che ne so, ha litigato, c'è stata una discussione, però proprio stesso lui ha detto Ballardini è scarso, Preziosi ha detto Ballardini è scarso, non sa valorizzare e scambiare i giocatori. Ballardini, non sto scherzando, è vero, Ballardini non è sta sorta di calciatore. Ma allora se è scarso, allora esoneriamo i calciatori e gli allenatori anche se fanno bene. Tanto è scarso. Ma che cazzo di ragionamenti fate? Che ragionamenti fa Ballardini è scarso? Ma se ti sta facendo bene, allora Ballardini, Preziosi, non lo saprà nessuno, anche io lo so, ma se non avevi visto il video di Papyrus, ma Preziosi, ma ancora questo Ballardini, Preziosi era quel presidente che disse che Messi era scarso, che scartò Messi nel Como. Quindi sì, ci capisce benissimo di calcio Preziosi, ma state tranquilli, bro. Ma non riesco a capire, però spuntano delle voci che un audio di Don Mimmo Criscito nel gruppo WhatsApp del Genoa ci fu, che una presunta, magari pure per lo spogliatoio, che nessuno voleva sentire, come dire, le lezioni di Preziosa. Maronna, mi imbroglio Preziosi con Ballardini e Ballardini con Preziosi. E così Ballardini, boh, non anche se dubito, perché il Genoa, perché le prestazioni che stanno a fare, ma poi ha detto: con questi giocatori è difficile, cioè come fai a perdere 3-1 in casa contro il Parma? Allora, prima di tutto il Parma, è vero, l'anno scorso non giocava in Serie B, ma ha giocatori del calibro di Gervinho e di Inglese. E sono fino ad ora una delle sorprese della Serie A, e stanno facendo benissimo, benissimo, nonostante la squalifica di Colaiò, quindi sicuramente carriera finita, e il ritiro di Lucarelli, che era l'ex capitano, quindi diciamo che un po' si era pure rotto lo spogliatoio. No, no. Cioè, e poi ha perso pure, ha vinto pure senza Gervinho Inglese. Forse è quello che Preziosi si recrimina e dice: no, dovevamo vincere, abbiamo fatto la figura di me. Ma ci sta una sconfitta! Ma ci sta una sconfitta! Avete visto? Allora pure il Napoli doveva esonerare Ancelotti dopo la sconfitta contro la Sampa. Ma che ragionamenti sono? Tu fai benissimo, poi va una sconfitta, e poi, come dire, e poi viene esonerato. E lo stesso argomento volevano farlo con Di Francesco. Poi Di Francesco ha fatto alzare la china alla Roma, e ha vinto il derby, ha vinto altre partite, e ora è una delle squadre in forma.
Cioè, quello che volete, diamo tempo agli allenatori, non esoneriamoli dopo una sconfitta. Ma che ragionamento è? Ma pure per i calciatori, ci sta almeno dopo un cambio dell'allenatore, ci sta che vogliono fare bene, vogliono fare bella figura col nuovo mister. Ma dopo, a cambiare ogni volta allenatore ad ogni sconfitta, sai dopo che palle ogni volta a cambiare modulo, a cambiare tattica, a cambiare giocatori, a cambiare modo di giocare, a cambiare tutto. Quando cambia l'allenatore, cambia tutto, e quindi è pure un male per il Genoa. Per me il Genoa, se facesse un campionato di merda da qui in poi, perché Juric non è il suo grande allenatore, cioè se tu mi vuoi sendere a Pallardini, prendimi uno forte, mi prendevi Ventu, mi prendi Juric, che già sai che aveva allenato il Genoa, aveva fatto schifo con Juric. Il Genoa aveva passato uno dei momenti più bui della storia del Genoa, e lo riprendi al posto di Pallardini che stava facendo bene. E ma come la mettiamo se Piontek non segna più a ripetizione come prima con Juric? Che sa se Juric è un po' difensivo? Né? Come la andiamo a finire? Come la andiamo a finire? Quindi rovino un po' tutto il giorno sta cosa. Juric non mi piace, ma almeno prende un buon allenatore. Bah, preziosi, tale quale la capa di merda, tale quale il presidente del Zamparini, quella del Palermo, che ogni volta cambia 1.000 allenatori all'anno. Ma gli vogliamo dare tempo agli allenatori o no? Comunque una cosa, iscrivetevi al canale, mettete like, noi ci vediamo al prossimo. Ah! Commentate, pure se scrivete ciao, a me mi fa piacere se commentate senza insultare. Se non siete d'accordo, scrivetelo sotto nei commenti senza insultare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao gioventù! Cazzo se si fa cazzo.